Amici e amiche di Pianoforte Facile, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Proseguiamo con i video tutorial con i grandi successi italiani e internazionali nella versione semplificata. Questo per chiaramente è un corso destinato ai principianti. Il brano che andiamo a vedere oggi è Piazza Grande di Lucio Dalla. Come sempre troverete la trascrizione e lo spartito a disposizione sul mio sito, quindi potete accedervi. Previa registrazione gratuita, ovviamente, quindi con la vostra mail o con il vostro account Facebook o Google, e in questo modo potete accedere a tutti i file contenuti sul mio sito. Andiamo subito a vedere il brano. Siamo in tonalità di Sol maggiore, così continuiamo a suonare nella tonalità, l'ultima tonalità vista. L'accompagnamento che utilizzeremo saranno i power chord estesi, quindi faremo ancora un po' di pratica con questo tipo di accompagnamento. Ad esempio, visto che siamo in tonalità di Sol, andiamo a suonare l'accordo di Sol. Per chi si fosse perso il video sui power chord estesi, quindi su questo tipo di accompagnamento, lascio il link in descrizione. Comunque, l'accordo lo prenderemo così, raddoppiando la fondamentale, quindi Sol e Sol, Sol col mignolo e Sol col pollice, mentre l'indice andrà a suonare la quinta dell'accordo. Sono accordi che non prevedono l'utilizzo della terza. E quindi questo è l'accompagnamento che andremo a fare. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E poi, visto che andremo a vedere l'introduzione, l'accordo successivo sarà il re. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Non vedremo più questo tipo di accompagnamento durante il brano perché è semplice ed è molto intuitivo, quindi non necessita ogni volta di andare a spiegare accordo per accordo come eseguirlo. Andiamo invece a vedere l'introduzione del brano, un'introduzione che insomma, chi conosce il pezzo sa com'è fatta questo tipo di introduzione, quindi è inconfondibile. Andiamo a vedere. Se avete lo spartito sotto mano, altrimenti potete seguire lo spartito che vi metto qui sul video. E quindi nel primo movimento abbiamo una pausa. E quindi 1, re, si, sol, la, 2, 3, la, si, do, si, la, sol. 1, 2, 3, 4. Bene, queste quattro battute vengono ripetute due volte. Ora, attenzione alla posizione della mano, posizioneremo la mano con il pollice sul Sol, quindi qua abbiamo il Do centrale e qua andremo a mettere il pollice Sol. Quindi rivediamo nuovamente l'introduzione, questa volta con gli accordi. Nella prima battuta teoricamente parte il canto senza l'accordo, quindi noi l'accordo di Sol non lo metteremo, metteremo l'accordo di Re nella seconda battuta. E quindi 1, Re, Si, Sol, La. La si do si la sol. Rifacciamo. 1, re, si, sol, la. La si do si la sol. 1, 2, 3, 4. E questa è l'introduzione. Chiaramente alla fine del video ci sarà l'esecuzione completa del brano, quindi se guardate il video fino alla fine avrete la possibilità di sentire il brano nella sua interezza eseguito da me, quindi come dovrebbe andare, come dovrebbe essere eseguito. Come avete visto è molto semplice. Attenzione alla quarta, tra la terza e la quarta battuta perché abbiamo una legatura, praticamente dove c'è questo passaggio do si la sol 1 2 3 4. Quindi questo Sol in realtà viene suonato nel quarto movimento della terza battuta, ma si prolunga per tutta la quarta battuta, quindi non va risuonata quella nota. Io parto dal presupposto che ormai conosciate già le legature di valore. Allora andiamo avanti con il brano e andiamo ad eseguire la prima strofa, quindi le prime due righe della strofa. Se state guardando lo spartito, siamo sulla seconda e sulla terza riga. Andiamo a spostare la mano da questa posizione, la spostiamo qui, quindi con il pollice adesso andremo sul Fa. Questo per il semplice motivo che dobbiamo andare a suonare un tasto nero, di conseguenza se teniamo la posizione che avevamo prima,
dovremmo girare nella maniera sbagliata il dito, quindi accendiamo a incrociare in modo sbagliato. Quindi la soluzione è quella di, una volta terminata l'introduzione, spostare la mano in questo modo, quindi posizionando il pollice sulla nota Fa, anche se in realtà dovremmo andare poi a suonare un Fa diesis, ma non importa. Noi adesso dobbiamo posizionare la mano in questo modo. Di conseguenza inizieremo a suonare la melodia con il quarto dito. La battuta inizia con una pausa di un ottavo, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 1, si, do, si, la, la, sol, la. Ecco, questo sol chiaramente è un sol diesis, va bene? Andiamo avanti, 1, la, 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 do, si, so, sol. Di nuovo. Un si, do, si, la, la, sol, la, di nuovo il sol diesis. Adesso allarghiamo il dito in modo da andare a prendere con il dito indice, allarghiamo le dita, scusate, in modo da poter prendere il Fa diesis con il dito indice, quindi 1, Fa, sol. L'ultima battuta. Eventualmente la colleghiamo poi alla frase successiva, ci spostiamo nuovamente e dobbiamo andare a mettere il quarto dito, quindi l'anulare, sulla nota re. Quindi un re mi. E ci fermiamo qua perché poi andremo a collegare questa battuta con le righe successive. Allora andiamo un attimino a vedere adesso questa parte a mani unite, quindi posizioniamo il quarto dito. Ho il pollice sul Fa, ho il quarto dito sul Si e partiamo con l'accordo di Sol. Andiamo a vederlo lentamente, ricordiamoci che il Sol è diesis nella seconda battuta e anche nella riga successiva. Quindi quando siamo sull'accordo di Re andremo a suonare il Sol diesis, ma comunque ve lo comunico man mano che incontriamo la nota da suonare. 1, 2, 3, 4. Si, do, si, la, la, sol, la, era sol diesis, la, do, si, sol. Si, do, si, la, sol, la, di nuovo fa di, sol diesis, fa, sol. Facciamo la battuta successiva, re, mi. Perfetto, andiamo quindi a suonare la seconda strofa. Ripeto un attimino l'ultima battuta della strofa successiva, della strofa precedente, scusate, perché ci servirà per collegarci a questa strofa qui. Quindi l'abbiamo già vista. Re mi. E adesso andiamo a vedere la seconda strofa. Iniziamo a vedere la melodia con la mano destra. Abbiamo l'anulare sulla nota re e quindi 1, 2, 3, 4, re, do, si, do. 1, do, mi, re, do, si. 2, 3, 4. Adesso mi sposto, quindi sostituisco il dito e posso andare a mettere, ecco, mettiamo il medio sulla nota si. 1, si, re, do, si, la, sol, la. 1, fa, sol. Quindi alzo la mano e vado a suonare il Fa diesis con il medio. Rivediamolo un attimino, lentamente. 1, 2, 3, 4, re, do, si, do. 1, do, mi, re, do, si. 3. 4, sostituisco il dito. Si, re, do, si, la, sol, la. Alzo la mano. Fa, sol. Ok, andiamo adesso a mettere gli accordi. Allora, mi soffermo un attimino sulla questione degli accordi qui perché abbiamo un accordo nuovo che non abbiamo mai visto, ossia il Mi maggiore. Non ci vuole una grande scienza, ormai penso abbiate capito che gli accordi, come si costruiscono gli accordi maggiori e gli accordi minori, quindi se già conoscete il Mi minore, fare il Mi maggiore non dovrebbe essere un problema perché basta alzare semplicemente
la terza di un semitono. Adesso vi faccio vedere, ma in questo caso, non essendoci la terza negli accordi, non abbiamo neanche questo problema. Ad ogni modo, gli accordi sono Re, Sol. Allora, abbiamo due battute di Re. Una battuta di Sol, poi una battuta di Mi, e quindi lo prenderemo così, come vi ho detto, la terza non la prendiamo, quindi non vi fa differenza se è maggiore o minore, perché la terza non la andiamo a suonare. Comunque sia, l'accordo di Mi maggiore prevede il Sol diesis, e quindi abbiamo Mi, Sol diesis, Si per fare l'accordo di Mi maggiore. L'accordo di Mi minore era Mi, Sol, Si. Già lo conoscete, basta alzare la terza di un semitono ed ecco creato l'accordo maggiore. Quindi, ripeto, non dovrebbe più essere un problema trasformare un accordo maggiore a minore e viceversa. In questo caso, comunque, suonando i power chord, la terza non c'è. Quindi abbiamo una battuta di Mi, la minore, sempre una battuta di Re e una battuta di Sol. Adesso andiamo a suonare tutta questa parte partendo dalla battuta della strofa precedente. Accordo di Mi. Alzo la mano. Andiamo adesso a suonare il primo ritornello. È molto simile all'introduzione, cambia soltanto la configurazione ritmica di alcune note. Quindi nella prima battuta non andiamo a mettere l'accordo di Sol, quindi rimane, diciamo così, la battuta soltanto con la melodia, senza l'accompagnamento. Entrerà l'accompagnamento nella seconda battuta con l'accordo di Re. Andiamo un attimino a vedere le note lentamente. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, Re, Si, Sol, La, 1, 2, 1, La, La, Si, Do, Si, La, Sol, 1, 2, 3, 4, 1, Re, Mi. Allora, adesso da qui riprende nuovamente nella seconda strofa. Quindi rifà di nuovo la seconda strofa per poi ritornare nella parte successiva che andremo a vedere. Adesso andiamo con l'accompagnamento a fare questa parte qui. Attenzione soltanto a una cosa, che ci sono, come dicevo, delle configurazioni ritmiche diverse nelle note, di conseguenza prestate molta attenzione alle crome e alle legature. Quindi 1, Re, Si, pardon, 1, Re, Si, Sol, la, Si, do, Si, La, Sol. Re, Mi, Re, do, Si, Do. Quindi ho ripreso la strofa. Do, Mi, Re, Do, Si. Mi. Si, Re, Do, Si, la, Sol, La. Fa, Sol. Siamo arrivati adesso a questo punto, quindi abbiamo ripetuto la seconda strofa. Non suoniamo più il ritornello, quindi dove c'è l'uno con quella specie di parentesi così quadra che racchiude le quattro battute. Dobbiamo andare invece nella riga successiva. Quindi saltiamo la riga dove c'è il numero 1 e dobbiamo, a questo punto, andare nella riga dove c'è il numero 2, ossia in corrispondenza della battuta numero 27. E in realtà la melodia già la conosciamo. Andiamo comunque a vedere queste due righe successive. Un re, mi, re, do, si, do. Un do, mi, re, do, si. Un si, re, do, si, la, sol, la. Uno, fa, sol.
Quindi praticamente ripete quello che abbiamo già suonato. Possiamo anche andarlo a suonare direttamente a mani unite. Siamo giunti al secondo ritornello. L'aria di questo ritornello è più o meno simile, ma le note sono un po' diverse. Quindi ricorda sempre la stessa melodia il ritornello, ma le note sono un pochettino diverse. Di conseguenza andiamo a vederle meglio nel dettaglio. Posizioniamoci adesso con il dito indice sul fa diesis. 1, 2, 3, 4, 1. Fa, fa, sol, la, 2. La la si do 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 si la so 2 1 si si do re re do si la 2 1 la la si do 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 si la si lo re. Fermiamoci un attimino qua. Fermiamoci un attimino qua perché dobbiamo andare a vedere alcune cose. Intanto ho fatto una sostituzione con le dita e quindi sarebbe opportuno andarla a vedere. Quindi ve lo ripeto un attimino lentamente e mi fermo nei momenti in cui bisogna andare a sostituire o ci sono delle cose particolari come ad esempio l'ultima battuta che ho suonato. E quindi 1, fa, fa, sol, la, 2, un. Sostituisco il dito e vado adesso a mettere l'indice sul la. La la si do 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 si la sol 2 1 si do re do si la 2 1 la la si do si la. Adesso attenzione qua, abbiamo una semiminima col punto, un'altra semiminima col punto e un'altra semiminima, ovviamente senza punto perché altrimenti siamo squadrati. Quindi si i do o re e. Quindi si i do o re e. Si i do o re e. Ve lo faccio sentire adesso a velocità normale. Si do re. Cioè, dà questo senso di anticipo nella seconda nota. Cioè invece di essere praticamente una minima che vale due quarti, è una minima con una semiminima col punto che vale un quarto più un ottavo. Di conseguenza la nota successiva viene un pelino anticipata, viene anticipata di un ottavo in sostanza e quindi crea questo effetto di anticipo. E qua abbiamo tre accordi da suonare, quindi sarà un po' più complicato adesso questa parte qua. Quindi andiamo a vedere dall'inizio di questo ritornello con gli accordi e ci soffermiamo un attimino su questa battuta. Fa, fa, sol, la, 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 si, do, si, la, sol, si, do, re, do, si, la, la, si, do, si, la, si, do. Quindi si do re. Abbiamo sol, fa, mi. Quindi è proprio l'effetto di questa battuta che dà quel senso di anticipo. Cioè, anzi, non è che dà il senso di anticipo, c'è proprio un anticipo nella seconda nota, perché invece di andare a battere, invece di cadere in battere, cade in levare sul secondo movimento, in sostanza. Ve lo suono di nuovo senza fermarmi. Lentamente. Allora, se avete superato indenni questa battuta, possiamo continuare. Nella battuta andiamo avanti con nella riga successiva, quindi finiamo queste tre battute. Quindi siamo alla battuta adesso 43, siamo nella seconda pagina. Andiamo
suonare la melodia. 1, 2, 3, 4, pausa, re, do, si, la, si, do, si, la, sol. E ci fermiamo un attimino qua. Abbiamo due accordi, il La minore e il Re. L'accordo di Sol anche qui non c'è perché avevamo lo stop dopo dopo la battuta che abbiamo visto precedentemente. Chiaramente vi consiglio sempre poi alla fine del video di andare a vedere le esecuzioni in modo che anche a orecchio possiate avere un'idea del brano. Perché chiaramente noi adesso, facendo il tutorial, mi devo fermare nelle battute un po' più delicate e chiaramente dobbiamo fare l'esecuzione un pezzo per volta. Ma chiaramente vi invito ad andare a sentire l'esecuzione completa alla fine del video. E quindi 1, re, do, si, la, si, do, si, la, sol. E ci fermiamo qua. Proseguiamo con il brano, siamo nel finale. Diciamo che ho fatto un po' di tagli e cuci, come ho già detto, ho anche evitato le modulazioni in tonalità differenti, però ho cercato di tenere la stesura il più possibile uguale, fedele all'originale. Posizioniamoci adesso con l'anulare sul Re, con l'anulare della mano destra, mentre la mano sinistra va a suonare un accordo di Sol. È una parte melodica che noi abbiamo già visto in precedenza, quindi si ripete. Andiamola a suonare direttamente, lentamente. Un re, mi, re, do, si, do. Un do, mi, re, do, si. Sostituiamo il dito. Si, re, do, si, la, sol, la. Fa, sol. La ripete di nuovo, sempre questa parte qua, quindi ritornate alla battuta 46, all'accordo di sol. Re, mi, re, do, si, do. Do, mi, re, do, si. Sostituiamo il dito, si, re, do, si, la, sol, la. E adesso andiamo, saltiamo la battuta dove c'è il numero 1, andiamo al numero 2. Rallentiamo, fa, sol. E adesso abbiamo nuovamente il ritornello. 1, re, anzi, sarebbe lo strumentale, sarebbe l'introduzione. 1, re, si, sol, la, si, do, si, la, sol. Re, si, sol, la, si, do, si, la, sol. E chiudiamo il pezzo così. Adesso vi invito ad ascoltare tutta l'esecuzione.